5 uova, un pizzico di sale e un pizzico di pepe nero. Andiamo a sbattere. Adesso aggiungo anche un bicchiere di latte e continuiamo a sbattere. Nel frattempo do una sbollentata ad una cipolla bella grossa. Prepariamo la nostra teglia, ungiamo, mettiamo un po' di olio d'oliva e diamo una spennellata. Scaldiamo la padella con un pochettino di olio. Ho aggiunto anche qui un cucchiaio di formaggio grattugiato e adesso versiamo nella padella. Mettiamo il nostro coperchio Magic Cooker, manteniamo una fiamma alta e aspettiamo qualche minutino, poi aggiungerò gli altri ingredienti. Guardiamo un attimo, sì, possiamo aggiungere gli altri ingredienti. Metto la cipolla che avevo sbollentato prima. Il prosciutto, ho abbassato la fiamma nel frattempo. E aggiungo anche il formaggio grattugiato, un mix di formaggi grattugiati. Rimettiamo il nostro Magic Cooker, sollevo un pochettino la fiamma, non di tanto, anche perché questo è un fornello grande di 9 cm di diametro. Quando inizierà a uscire il vapore dalla calotta, metterò a minimo. Già è messa a minimo da giusto qualche minuto ed è anche cotta. Quindi a questo punto lo lasciamo così, o se vogliamo la possiamo girare su se stessa, la possiamo arrotolare. Cotto è abbastanza cotta e la giriamo. Lasciamo ancora qualche minutino, anzi possiamo anche spegnere, la cottura continua lo stesso, quindi ho spento il fornello, la lascio giusto altri 2 minutini. Ecco qua il nostro rotolo, ho guarnito con un po' di rucola e ho messo sopra un po' di aceto balsamico.